Ma quanto è buono il limone? Ma quante cose ci possiamo fare con il limone? Io sono sempre Melania e questo è il canale YouTube di Pianeta delle Idee Ambiente. Questi sono dei limoni che mi sono stati regalati una serie, mi sono avanzati questi due che non utilizzerò a breve termine, quindi ho pensato di sfruttarli il più possibile, ma soprattutto il mio obiettivo era di non mandarli a mare, di non sprecare due frutti così preziosi. Ora vi faccio vedere un'idea che ho scoperto da poco per poter non mandare a male un limone e poterlo riutilizzare. Una volta che abbiamo ben lavato ed asciugato il limone che io ho già fatto in precedenza, andremo a grattare la buccia. C'è un odore, non potete capire. Una volta che abbiamo terminato, ci rimarrà sia dalla parte esterna che interna un po' di buccia, la facciamo cadere sul nostro piatto. Non si sprega mai niente. A questo punto la stendiamo un po' sul nostro piatto e la facciamo asciugare un attimino. Questo è necessario perché dopo, quando lo andremo a mettere nel vasetto e la congeliamo, rimane tutto un ammasso che non riusciamo a separare. Invece in questo modo avremo il nostro, la nostra buccia del limone che possiamo tranquillamente utilizzare sulle nostre ricette. Quando facciamo questo lavoro e utilizziamo la buccia del limone, ovviamente deve essere biologico, o quantomeno deve avere la buccia edibile. Ora mi avanzano i due limoni e cosa ci facciamo? Premiagumi, tagliamo a metà e spremiamo. Che buono! Mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Adesso io, siccome devo fare la lavastoviglie, utilizzerò questa parte che poi andrà conferita nella raccolta dell'umido organico. L'utilizzo per odorare, dare un odore più gradevole alla lavastoviglie, delle proprietà del limone, anche a sgrassare e igienizzare, tra virgolette, le nostre stoviglie. E guardate che spessore ha. È diverso dai limoni anche che compro biologici, questo è proprio un limone di un albero, di una persona che mi ha regalato questo limone, guardate che roba, splendidi, ha un odore, succo che ho ricavato, eccolo qua, non so se si vede, si può mettere su sempre un vasetto, si può tenere in frigo per alcuni giorni, oppure io, per essere prudente, lo metterò in surgelatore, quindi può durare dei mesi. Farò i cubetti di limone. In questo modo lo utilizzerò quando mi farà comodo, voglio bere un'acqua limonata o mi servirà per altre ricette in cucina. Questi sacchetti che mi sono stati regalati e niente, anche se non sono d'accordo, però quando c'è un regalo bisogna sfruttarlo e quindi cerco di sfruttarlo al massimo. Niente di diverso e creo i miei cubetti da mettere nel surgelatore. Che poi con l'acqua è più facile. Eccoli qui pronti, sono solo da surgelare. Ora possiamo prendere le nostre bucce e le possiamo versare nel nostro vasetto. Ovviamente sempre avanzato ed utilizzato da un sugo. Utilizzo sempre il pennello che ho usato per ripulire la grattugia ed eccolo qui. Chiudo e posso mettere in surgelatore. Per questo video è tutto, spero di avervi dato delle idee per poter non sprecare il nostro cibo, un alimento prezioso come il limone. E spero che vi possa essere utile. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un bel like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Ciao ciao!